Ciao a tutti! Eccoci a un altro vlog, questo non sarà lunghissimo, è solo una giornata un po' diversa perché oggi andrò al compleanno di Neve Makeup che sarà qui a Torino e come ospite ci sarà Makeup Delight Giuliana. Quindi sono contenta, io non l'ho mai incontrata ma la seguo non so per quale motivo, ma è stata la prima YouTuber che ho iniziato a seguire. Ma tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo fa. Non è che avevo scoperto prima e poi lei, assolutamente no. Non so per quale motivo avevo scoperto lei. Mi era piaciuta per il suo modo di fare, mi sembrava molto semplice, molto, come dire, naturale, e ho iniziato a seguirla. E quindi niente, sono contentissima di incontrarla. Ho preso il biglietto online, tipo 10, aspetta, l'8 di settembre. E sono già praticamente nel turno delle 5 e mezza perché lei incontrerà le persone che vogliono incontrarla tra le 3 e mezza e le 7 e mezza, però divisi per turni perché sennò sono veramente troppe persone. Quindi io andrò alle 5 e mezza, dovrò andare via un po' presto perché devo andare a lavorare. E infatti ho fatto un trucco, adesso ve lo faccio vedere, che va bene sia per adesso che per dopo, perché andrò a lavorare con un vestito bianco e blu e ho fatto un trucco blu. Mi tolgo un attimo gli occhiali che ve lo faccio vedere. Allora, non si vede forse benissimo, però ho utilizzato tantissime cose. Ho utilizzato la palette Intensissimi di Neve, la palette Elegantissimo, ho utilizzato Ruby Woo, si vede. Ah, poi questa linea qua, non so se si nota, i brillantini, sono un eyeliner di Essence che io adoro, che è iridescente, spettacolare, e poi ovviamente utilizzo Better Than Sex. Comunque, per non arrivare in ritardo, perché devo andare a Torino in centro, ci vado con la macchina perché se poi devo andare a lavorare è un casino, quindi parto prima e spero di trovare posto perché io non so se ve l'ho detto, ma una delle mie fobie è trovare parcheggio. Quindi iniziamo ad andare, va. Ragazze, dato la mia paranoia, sono arrivata un po' prima e sono riuscita a parcheggiare. Adesso c'è uno dietro di me che spera di parcheggiare. No, sto parlando con voi. Adesso scendo e vado da Benissa. Qui c'è Melissa. Dentro, non so se si nota, c'è tutta una coda per acquistare. Siamo proprio sotto la mole. Adesso vi faccio vedere la coda. Eccola. Eccoci dentro, su tutte le persone. Vabbè, tanto ormai è compromesso. Sto per entrare? Ragazze, grazie, che accoglienza incredibile. Diamo subito il via a questa giornata. Io intanto vi do il benvenuto. Accogliamola con un grande applauso. Giuliana. Io avrei preferito un paio di boxer. Benissimo. L'altra volta ho chiesto di farmi la foto, non me l'ha fatta nessuno. Mi fate la foto con la polizia? Voi invece, aspetta che c'è la luce che mi fa un po' Barbara D'Urso. Io mi sposto. Dovrò fare una cosa molto veloce, ma volevo sfruttare questa nuova collezione per cercarti un pochettino. Aspetta. Aspetta. Fammi mettere un bel blush. Ricavati dalla vendita delle palette con due L andranno all'EMPA. EMPA, perché ormai l'ho ripetuto talmente volte all'EMPA di Torino, quindi. Non posso stupirci, quindi stupiteci. Partirò questa volta da questa parte. Uno, due, tre. Adesso siamo nel cortile. La location è spettacolare, siamo proprio sotto la mole. Meraviglia, lì c'è la tisana e i catch point.
penna. Ragazze, guardate, ognuno di noi ha ricevuto un ombrettino, una cialdina, questo è blu. E un dolce. E un facci vedere il dolce. Ce lo facciamo vedere. Con le codette colore. Ed è vegano. Ah sì? Anche il dolcino, non lo sapevo, che figata. Peccato che sono a dieta, io lo guarderò e basta. Benissimo. E invece hai preso anche tu due palette. Di Giuliana, quella firmata, vedete qua. Poi c'è anche la Duochrome. E la voglio vedere aperta, perdon. Uscita, sono contentissima. Qua ho il pacchettino che ci hanno regalato. Ho salutato Giuliana, sono anche riuscita a dargli il regalo che ho preparato per voi e cerco anche di non cadere per terra. E ho conosciuto anche due ragazze carinissime e solo che adesso praticamente devo scappare, infatti non sono riuscita a prendere niente perché c'era troppa coda e quindi ragazzi io devo andare a lavorare e non posso arrivare in ritardo. Ci tenevo, ho preso i biglietti, sono venuta, anzi Giuliana mi fa: quanto sei alta? No ragazzi, vi faccio vedere, ho i tacchi, ecco, per una volta ho i tacchi, non so se avete visto, quindi ok che sono alta, già di me sono un po' alta, però ho messo i tacchi. Vi dico una cosa, e dal vivo è veramente bellissima. Io non so come fosse prima quando ero più grossa, ma ha un viso spettacolare, spettacolare. Poi vabbè, era truccata di viola perché la ragazza che ha vinto il concorso, perché c'è un concorso che si chiama Trucca Giuliana, si era truccata di viola, quindi lei doveva truccarsi esattamente come si era truccata questa ragazza, quindi io adoro il viola, lo sapete, quindi mi piaceva tantissimo. E adesso vi faccio vedere, anche se l'avevamo fatto vedere le ragazze, cosa c'è in questa bustina. E c'è questo, ragazzi, io ho già il cuore in bocca solo a guardarlo, però adesso vi dico una cosa, sto provando a fare un fioretto, ci sto provando, anche se ci avevo già provato tempo fa, a non mangiare troppi dolci, perché ho scoperto che questa è una vera e propria dipendenza, quindi sto veramente cercando di evitare, e questo è una tentazione ovunque. L'altro giorno ho fatto un lavoro per la Dizzy Gal e c'erano tutte praticamente dei bouquet di fiori, sì, ma fiori fatti di caramelle, quindi ho resistito, adesso qua per il momento ho resistito e mangio la frutta, mangio la verdura, mangio la carne, il pesce. Oltretutto Giuliana mi ha guardato dalla testa ai piedi, veramente. Lei aveva una tutina carinissima nera, anche io mi stavo per mettere una tutina, solo che a Torino il tempo è un po' così ed era troppo bella, solo che era troppo scollata e ho detto: se ho freddo, io patisco il freddo anche in Sicilia, quindi forse non era il caso. Adesso vi lascio, scappo, vi saluto, e perché devo andare a lavorare lontanissimo, o meglio lontanissimo, un'ora e mezza da casa, e torno stanotte tardissimo, quindi devo muovermi, andare a casa, prendermi i vestiti e scappare. Quindi ci vediamo al prossimo vlog, spero vi sia piaciuto, un bacione, ciao!